Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuto Piero Fassino, esponente del Partito Democratico. Buonasera, benvenuta Luca Telese, giornalista e saggista. E buonasera, bentornato Lucio Caracciolo, direttore di Limes. Comincio con lei, Fassino. Buonasera. Perché Giuliano Pisapia ha rotto con MDP di Bersani, spiegando che non gli interessa fare un partitino del 3%. Per voi del PD è una buona o una cattiva notizia? Beh, guardi, io penso che Pisapia dica una cosa vera, cioè che non ha senso fare partitini del 3%, non ha senso soprattutto dividere il centro-sinistra, perché Pisapia ha sempre detto che il suo progetto politico è quello di concorrere a rendere più forte e più largo il centro-sinistra. È evidente che se qualcuno come MDP pretende di costruire un centrosinistra in antagonismo al PD, questo è una cosa priva di senso, perché il PD non è tutto il centrosinistra, ma un centrosinistra senza il PD non esiste. E Pisapia mi pare che prenda atto di questo, e lo ha detto anche in modo molto esplicito, in modo molto chiaro: vuole aggregare forze esterne al PD, ma per costruire una prospettiva di centrosinistra insieme al PD. Luca Telese, quindi diciamo Renzi e Fassino avranno brindato quando hanno sentito Pisapia che nei fatti ha rotto con Bersani, D'Alema e quegli altri, no? Anche perché almeno un pezzetto di sinistra forse torna a casa o almeno vicino a casa. Secondo me guadagneranno entrambi, nel senso che non vedevo proprio come Pisapia, che dice sono contro l'articolo 18, cioè lo voglio rimettere, poi possa sostenere le politiche del Jobs Act. Quindi Pisapia, andando dalla parte di Renzi, perde consenso, farà un'operazione di fiancheggiamento, mentre invece la forza di sinistra, che a quel punto unifica Sinistra Italiana, piaccia o meno, c'è una galassia, può prendere un 7-8%, altro che il 3%. Vedremo. Perché è più coesa, più dice Fassino, vedremo. Non lo so, io ho l'impressione che il tema scissione sia un tema vecchio, che appartiene anche questo a una politica che non c'è più. Le scissioni avevano un senso quando i partiti erano strutturati, forti, centrali, c'era un rapporto tra i partiti e la società molto forte. Oggi i partiti tutti soffrono di un rapporto critico con la società. Se c'è una cosa che non è particolarmente né popolare né apprezzata, è che nasca un nuovo partito, perché anzi fanno difficoltà a vivere quelli che ci sono. Cioè, ho l'impressione che, e poi voglio essere molto onesto, quando si fa una scelta, e tutte le scelte sono naturalmente rispettabili, si valuta quali sono i costi e quali sono i benefici. Ora, io nell'operazione di MDP vedo solo costi, perché si è indebolito il PD, perché un pezzetto se n'è andato, si è indebolita la maggioranza di Gentiloni, perché di fatto questo è avvenuto, si indebolisce il centrosinistra, si offre qualche chance in più a 5 Stelle e a Berlusconi. Dov'è il beneficio? Il beneficio è fare un partito che prende il 3, il 5, il 6, e poi quando ha preso il 5 e il 6, quel partito dove lo mette questo 5 e 6? Lo dovrà mettere con qualcuno. Eh no, ma non lo metterà con voi. Appunto, ma allora non vedo nessun beneficio. Voglio interpellare Lucio Caracciolo, che dalle grandi strategie internazionali viene così a commentarci un po' anche le nostre miserie o le nostre... Ho una qualche conoscenza della passione della sinistra per la frammentazione, anche per la produzione di particelle subatomiche, quindi non mi sorprende più di tanto questa querelle. Il problema non è tanto quanti partiti ci sono a sinistra, quanto la capacità di aggregare una maggioranza o comunque un gruppo di un coefficiente, diciamo, elettorale sufficiente per contare nel paese. Ora io ho l'impressione che possiamo dividere o possiamo aggiungere, ma questi partiti insieme non fanno la maggioranza relativa, e questo è il vero punto. Posso dire solo una cosa su come è interessante vedere le cose da punti di vista diversi? Oggi, nella crisi che c'è in Europa, i partiti socialisti che non scelgono scompaiono. L'SPD al minimo storico, il 20%, non l'aveva mai fatto dai tempi di Adenauer. In Spagna, gravissima difficoltà, non riescono a far cadere Rajoy, malgrado la grande difficoltà del governo. Funziona dove sceglie. L'incredibile successo di Corbyn, che sta travolgendo Theresa May, malgrado abbia 2 punti di meno, e il grande successo che ha affermando un'identità chiara. Ma il PD, no, di allora, Renzi, dicevo, non
PD di Renzi, proprio dal punto di vista tecnico, ha avuto 3 grosse sconfitte in 3 anni, non a caso Fassino dice per davvero, senza che ci fosse MDP. MDP, Sinistra Italiana, questa nuova formazione, forse recupereranno dei voti, come dice Caracciolo, poi potranno contrattare e mettersi d'accordo o no, ma col proporzionale salveranno dei voti che il PD aveva già perso. Alle ultime amministrative è un tormentone di Bersani, ma è un dato, su 29 ballottaggi ne ha persi 28, MDP era alleato. Sì, ma il tema è quello che ha evocato Caracciolo, cioè se si lavora per costruire un centrosinistra che abbia l'ambizione di competere per la guida del paese, oppure se ci si frammenta e addirittura non solo ci si frammenta, ma si conduce una battaglia politica, come dire, tra di noi. Perché un conto è dire, come dice Pisapia, io voglio raccogliere forze che oggi sono esterne al PD e che forse non votano il PD per fare un centrosinistra unito. Altro conto è quello che dice Speranza, che dice io voglio raccogliere voti contro Renzi e contro il PD. Sono due ipotesi molto diverse, perché l'una, quella di Pisapia, è un'ipotesi che lavora per unire, no? Per creare un'alleanza. L'ipotesi di MDP è una per dividere, cioè probabilmente, come dire, c'è anche un ragionamento dietro. Fassino conosce troppo bene la storia della sinistra per non sapere che Pisapia ha iniziato con una scissione. Ha iniziato facendo una scissione. Campo Progressista è una scissione di SEL, quindi non è partito bene. Ma comunque è certamente, come dire, oggi nel panorama politico, in particolare nell'elettorato di centrosinistra, Pisapia è diventato un elemento politico simbolico importante, quindi io non credo che sia importante, no? Cioè il suo messaggio, ci sono energie da aggregare, non disperdiamole, è un messaggio che ha un senso. Ecco, ma voglio sentire da Lucio Caracciolo, è vero che Pisapia è molto amato dai giornali, come dice Luca Telese, e il PD e la sinistra in Italia rispetto alle sinistre in Europa, come si colloca? Perché dice sempre Telese che laddove le sinistre hanno fatto delle scelte molto nette, hanno recuperato, invece gli laddove altri perdono. Laddove fa il governissimo perde. Semplice, no? Laddove fa il governissimo dice che perde, ma il nostro PD dove sta in questo quadro? La vera questione, secondo me, tu facevi prima il parallelo con Corbyn, la vera questione è capire se in Italia c'è spazio per un partito di ispirazione socialista come il Labour di Corbyn oppure no. Il PD non è chiaramente un partito socialista, nemmeno un partito socialdemocratico, è un'altra cosa, anzi il suo problema è che non è riuscito a costruire una sua cultura politica. Quello che era il progetto iniziale del PD, a mio avviso, è fallito perché le due culture politiche che ha cercato di mescolare per produrre una sintesi non erano mescolabili. Quindi non c'è in Italia una vera sinistra socialista, perché il termine sinistra è un po' vago. Il problema è capire se c'è spazio per questo ed eventualmente chi può occuparlo. Onestamente non lo vedo ora, chi può occuparlo. Lo spazio secondo me c'è. Piero Fassino, siccome sabato si festeggeranno i 10 anni del Partito Democratico. Fassino deve scegliere tra Bersani e Angelo Sanza. Sì, ma però sceglie Bersani tutta la vita. Io Fassino, voglio dire questo. Cioè, avete fatto tutta la storia insieme, siete come due fidanzati. Che possono litigare, ma stanno insieme. La crisi della sinistra ha radici più profonde, che non è data solo dalla formazione del governo. Io ho cercato di analizzarlo nel libro appunto che ho scritto e che in questi giorni va in libreria. Perché dobbiamo PD davvero edito dalla eccolo qui. Sì, no, ma abbiamo la copertina edito dalla nave di Teseo. Sì, perché siccome appunto sono 10 anni che esiste questo PD. Allora, mi scusi. Io penso, no, volevo finire il mio concetto. Io penso che le ragioni profonde sono il fatto che diciamo il Novecento è stato il secolo in cui la sinistra è stata egemone. Il passaggio di secolo ha cambiato tutte le variabili economiche, sociali, culturali intorno a cui la sinistra aveva costruito il suo pensiero, la sua egemonia. C'è da ricostruire in questo secolo un ruolo e una funzione della sinistra. Ma Caracciolo sta dicendo che la sinistra del PD non c'entra niente con la sinistra, sì, neanche con la socialdemocrazia. Non sono d'accordo con quello che ha detto Caracciolo. Io penso che in Italia la forza che può coprire questo spazio riformista, di una sinistra riformista, è il Partito Democratico, che peraltro è membro del Partito Socialista Europeo ed è in questo momento in Italia, con tutti i guai in Europa, con tutti i guai che ha, uno dei principali partiti di quella famiglia, perché noi abbiamo più voti
dell'SPD, dei socialisti spagnoli, dei socialisti francesi. Sì, ma abbiamo detto che quelli sono ai minimi storici. Quindi... No, ma appunto per dire. No, ma io per primo ho detto che c'è una crisi, ma una crisi che richiede, come dire, una rifondazione culturale e politica a cui il PD deve concorrere. Io penso che ci sia oggi, questo sia un tema. Luca Telese, poi vorrei... con un libro bello che ha scritto un economista e si chiama Marta Fanna, ha pubblicato La Terza, quelle belle copertine, racconta della precarietà, e il primo capitolo mi ha colpito, c'è un'immagine delle cassiere di oggi assunti col contratto a termine o con il voucher, costrette a stare in piedi perché così si vuole per non mancare rispetto al cliente, e addirittura impossibilitate di andare a fare i pipì e con negato il diritto a bere acqua perché altrimenti potrebbero avere diuresi. Ecco, questa è l'immagine di dove come dire, il governo di oggi ha fallito, dove c'è bisogno di sinistra, e sono sicuro che Fassino starebbe a fianco a quella cassiera a dire fatela andare al bagno perché ricordano cose del pre-Novecento. Non solo una persona, però non solo una persona di sinistra, qualsiasi persona di buon senso, sì, non può accettare. Sì, no, però sicuramente chi è di sinistra deve allora, stare da parte della cassiera. E di fatti stamattina io Radio 24... Io affronto nel mio libro questo tema di, no, come, infatti ne sono sicuro, di come ci si batte per affermare i diritti in un mercato del lavoro flessibile. Certo, e chiudevo, cioè, stamattina a Radio 24 abbiamo avuto 20 telefonate di persone, anch'io non posso andare a bere, e mi ha colpito, quindi in questo tempo c'è bisogno di supplire a quelle forme di precarietà che hanno reso possibile questo. Lucio Caracciolo, stavo ricordando prima che sono 10 anni di Partito Democratico, chi ti ha convinto di più come segretario? C'è stato prima Veltroni, Franceschini, poi Bersani, poi Epifani e infine Renzi. Ma diciamo del Partito Democratico, che è qui, a parte Piero ovviamente, che è stato sicuramente un leader importante della sinistra di questo paese, il leader principale del Partito Democratico è stato quello che in parte lo ha anche concepito, cioè Walter Veltroni, però poi c'è stato un leader di un altro partito, che è il partito di Renzi, che si chiama Matteo Renzi. È questo il quadro, Fassino? No, io non sono d'accordo. Io credo che i partiti non sono monumenti di pietra. I partiti evolvono esattamente come evolve una società. Ma cosa ha portato Matteo Renzi? Beh, ha portato una grande carica di innovazione di cui il Paese ha bisogno. Insomma, non dimentichiamoci che Renzi, poco dopo la sua elezione, ha raccolto alle elezioni europee il 40%. Perché il 40% degli italiani lo ha votato? Lo ha votato perché rappresentava... Vabbè, poi però ha perso. Poi ragioniamo sul dopo. Ma il fatto che abbia preso il... Poi ragioniamo su perché siamo andati là. Ma il 40% cosa dice? Dice che un leader che si presenta con una forte carica di innovazione, di cambiamento, di trasformazione, è in grado di raccogliere un consenso largo nel Paese. Questo dice. E io che vengo da una storia diversa da quella di Renzi, per generazione, per storia politica, per modo di essere, ognuno di noi è fatto come è fatto, perché ho sostenuto e sostengo Renzi? Perché ci ritrovo quella carica di innovazione di cui una sinistra che voglia governare la società di oggi ha bisogno. Io a un certo punto dico nel mio libro che io mi batto per una sinistra che non abbia paura. Non abbia paura di fare i conti con la flessibilità, non abbia paura di fare i conti con la globalizzazione, non abbia paura di fare i conti con la questione ambientale, non abbia paura di fare i conti con le frontiere nuove della scienza. E questo è il tema. Vede, a me ha colpito sempre, lo dico, una contraddizione. La sinistra nasce per cambiare il mondo. Almeno io, Caracciolo e tanti che ci siamo identificati alla sinistra, ci siamo a un certo punto iscritti a un partito o militato nella sinistra perché avevamo questa ambizione, cambiare il mondo. E mi colpisce che tutte le volte che c'è un cambiamento c'è un pezzo della sinistra che la prima cosa che fa è mettere le mani avanti, avendo paura del cambiamento. Ecco, io voglio una sinistra che non abbia paura. Caracciolo e poi Telese. Lucio Caracciolo, è vero un po', no, che di fronte ai cambiamenti non solo la sinistra nel nostro paese è un po' reticente, un po' sì, cauta? Tanto volevo precisare che non ho mai avuto l'intenzione di cambiare il mondo, volevo cambiare qualche aspetto di questo mondo. Ma non è una brutta parola, come anche Piero. Ma Piero, tu non puoi prendere come pietra di paragone, anche perché sarebbe antipatico poi, prendere come pietra di paragone il 40% delle europee, perché quello appartiene a un passato politicamente remoto, anche se cronologicamente vicino. Quella è un'altra storia. Adesso quello che io vedo, appunto, e per questo ho messo uno iato tra il Partito Democratico e il partito di Renzi, è un partito che si raggruppa intorno a questa
personalità molto forte, ma in qualche modo si riduce intorno a questa personalità forte e non è più quello che ambiva ad essere, e forse non è riuscito ad essere quello che ambiva ad essere perché quel progetto era costruito in modo che non funzionasse. Telese, così? Allora, Renzi è un enigma, perché è vero quello che dice Fassino, che ha portato il PD al massimo storico della storia della sinistra col famoso risultato delle europee, in cui però c'era tutta la famiglia della sinistra. Sì. Poi ha molto diviso e polarizzato sulla sua figura e lo ha portato anche al minimo storico, le ultime elezioni amministrative con un risultato al di sotto, molto al di sotto di quello che non prese Bersani nelle elezioni omogenee, con la vittoria dei grillini in città molto importante, con la vittoria della destra in molte città strategiche, senza una coalizione, Fassino, Prodi, sono stati anni, io li ho seguiti da cronista, a costruire coalizioni molto difficili, perché pensavano, la vecchia idea, che si vinceva nella diversità. Lui ha detto faccio da solo. Adesso il problema è che questa linea non passa e lui sembra non avere un'alternativa. Ecco, allora vediamo il punto di Paolo Pagliaro, perché appunto dopo 10 anni il PD è stato premiato dagli elettori. Guardate. Sono trascorsi 10 anni dalla fondazione del Partito Democratico, 10 anni di risultati elettorali alterni. Si comincia con il 33,2% ottenuto dal PD di Veltroni alle politiche del 2008, per passare al 26% delle europee nell'anno successivo. Con la segreteria di Bersani il partito torna al 27% nel 2012, per attestarsi poi al 25,4% alle politiche del 2013. La segreteria di Matteo Renzi e i primi mesi di governo dell'ex sindaco di Firenze rivitalizzano il consenso, portando il PD oltre il 40% alle europee del 2014, il suo massimo storico. Da quel momento inizia un progressivo calo del gradimento elettorale, che secondo i sondaggi di Demopolis si riduce al 32% nel 2016 e al 26,5% nel primo semestre di quest'anno, dopo la sconfitta referendaria e la scissione, per attestarsi oggi al 27%. Questa è in breve la storia elettorale del PD, che si è sempre presentato agli elettori nel 2008 guidato da Veltroni e nel 2013 guidato da Bersani alla testa di alleanze. Piero Fassino, nel libro che esce in questi giorni per la nave di Teseo, PD davvero, insiste su questo aspetto. Gli esiti delle elezioni amministrative e del referendum costituzionale hanno reso evidente, osserva l'ex segretario dei DS, che una condizione di solitudine riduce le possibilità di successo del PD e del centrosinistra. Una seconda necessità, sottolineata da Fassino, è quella di un rilancio del PD. Oggi, scrive, è fragile la struttura organizzativa di base, labili sono i rapporti con la società, episodica l'attività di formazione, rilevante il peso degli eletti. Soprattutto emerge la difficoltà a essere quell'agente sociale e culturale che fa di un partito il riferimento quotidiano per i cittadini. Detto da un padre fondatore, fa un certo effetto. Fassino, lei è stato l'ultimo segretario dei DS prima della fusione con la Margherita. In che cosa si immaginava il PD diverso? Ma guardi, quando io inizio il mio libro dicendo sono 10 anni. 10 anni sono un'età importante, l'età in cui esci dall'infanzia e entri nell'adolescenza. L'età in cui esci dall'epoca in cui sei, dagli anni in cui sei dipendente dai tuoi genitori e cominci a costruirti una tua personalità. Nei primi 10 anni il PD è stato ovviamente segnato nelle sue dinamiche dai suoi genitori, cioè da DS e Margherita, che sono i due partiti che hanno deciso di fondersi. Mano a mano che procede, diciamo, il passare del tempo, io penso che il PD acquisisce e deve acquisire sempre di più una sua personalità. Non a caso io... Quindi c'è un radioso futuro davanti al PD. No, radioso non lo so. Alla domanda, il PD è quello che lei immaginava? Io la mia risposta è non ancora, non no. Cioè io non credo che sia un progetto che ha esaurito la sua funzione, perché le ragioni per cui noi abbiamo fatto il PD oggi sono tutte assolutamente valide, più valide di 10 anni fa. Però non abbiamo ancora espresso tutto quello che dovremmo espendere. Per questo io ho titolato il mio libro PD davvero. Abbiamo bisogno di fare il PD davvero. Pubblicità.
Lucio Caracciolo, vorrei interpellarti sulla Catalogna, perché dopo il referendum sta succedendo di tutto di più e domani il Parlamento della Catalogna dovrebbe decidere alle 18 se annunciare la propria indipendenza oppure che cosa succederà domani, quali sono le previsioni? Credo che la partita sia sfuggita di mano a coloro che pensavano di poterla controllare in un modo o nell'altro, sia sul fronte Spagna sia sul fronte Catalogna indipendentista. Sono in corso delle trattative sotto al tavolo ed è in corso contemporaneamente un teatro, una ricerca di posture più o meno decise e prepotenti da una parte e dall'altra. Il problema è che quando si eccita un tema fino a questo punto, se per esempio si ricorre alla violenza, con la sensibilità storica che ha questo tema, perché ricordiamoci che il rapporto tra Barcellona e Madrid ha qualche, diciamo, peso che deriva da una storia piuttosto presente, anche se passata, beh, allora il rischio è che la situazione vada fuori controllo, cioè che si risolva con la violenza invece che col dialogo. Quindi tu hai questo timore? Il che vuol dire non risolverla. Come, scusa? Hai questo timore per domani? No, ma domani è l'inizio della vera partita. Finora si sono schierate le carte sul tavolo. Inizia una partita che non finirà né domani né dopodomani. Non so che cosa farà Puigdemont domani, se dichiarerà un'indipendenza, diciamo, light, salvo poi concretizzarla successivamente. Non credo che possa fare un clamoroso voltafaccia dopo il referendum che lui stesso ha voluto e organizzato. Dall'altra parte Rajoy ha fatto del suo meglio per favorire gli indipendentisti, con, prima definendo una farsa il referendum e poi opponendosi alla farsa con la violenza della polizia. Quindi credo che effettivamente la situazione non finirà domani e il rischio è che ci siano delle frazioni estremiste su un fronte o sull'altro che possano approfittare di questa crisi per attizzare ancora di più la competizione. Fassino, secondo lei sono così oppressi i catalani dal governo centrale di Madrid? No, non credo che siano oppressi, c'è un'antica aspirazione che ha delle radici nella storia della Catalogna, la propria indipendenza. Ora io dico una cosa molto semplice, le separazioni. Ma il governo italiano dovrebbe così prendere, insomma, decidere da che parte stare? No, io credo che il governo italiano, come tanti altri, abbia detto una cosa sola, e cioè che bisogna mettersi attorno a un tavolo e aprire un negoziato e un dialogo, perché la separazione di uno Stato avviene in due modi soli, almeno che si conoscano, o consensualmente. La Cecoslovacchia a un certo punto consensualmente si divise in due Stati che oggi esistono, la Repubblica Ceca e la Slovacchia. Se non c'è consenso, c'è solo il conflitto. L'ex Jugoslavia, ce lo ricordiamo cos'è. Non è che ci sono terze vie, no? O ti metti d'accordo o c'è la guerra, diciamo così. Guerra nel senso del conflitto. Sì, del conflitto. Ecco, quindi io mi auguro che, ha ragione, io sono d'accordo, come diceva Lucio, probabilmente le cose sono scappate di mano entrambi i contendenti. Ciascuno ha pensato che l'altro si sarebbe fermato e invece non è avvenuto, ciascuno ha scommesso che poteva forzare più dell'altro, bisogna tornare. È stata l'indicazione è venuta dai cittadini che sono scesi in piazza, le due parole d'ordine delle manifestazioni di Barcellona e di Madrid sono hablemos, parliamo in spagnolo, e parlem, parliamo in catalano. Sì, però sono divisi anche in Catalogna, no? Sì, certamente, perché gli stessi catalani non sono tutti d'accordo per una rottura totale con Madrid. Non dobbiamo mai dimenticare che più della metà della popolazione della Catalogna è fatta di spagnoli che sono immigrati in Catalogna nel corso dei decenni, quindi è complessa la composizione demografica catalana. Lo chiedo poi a tutti e tre, Luca Telese, siccome ci sarà un referendum tra pochi giorni in Italia, in Lombardia e in Veneto, che chiederanno più autonomia dallo Stato centrale. Ora sono ovviamente completamente diversi. Che influenza può avere questa vicenda catalana su questi referendum? Fortissima. I referendum nascono come un tentativo graduale, diciamo pure
riformista di arrivare a una secessione soft, ma una secessione catalana accelererebbe la storia di tutta Europa. Io nel mio libro, parlando degli anni di piombo, recupero un saggio meraviglioso di Osbam che parla di invenzione dell'identità nazionale e fa l'esempio degli scozzesi, il kilt scozzese che tutti noi pensiamo che venga dal Medioevo, in realtà è stato inventato dagli indipendentisti dell'Ottocento. La secessione catalana nasce intorno al Barcellona, al catalano insegnato nelle scuole e diventa un Vangelo, però il processo politico è gestito da un signore, il governatore della Catalogna, che è come se fosse il sindaco di Fiumicino, di Ciampino, cioè Gibona è una piccola cittadina che niente a che vedere con Barcellona, quindi è una cosa che sfugge di mano. Se l'Europa dovesse dire sì, e per questo credo che proveranno a fare una cosa soft e aspetteranno di vedere che succede, esploderanno 91 diverse bandiere nazionali che sono già pronte, la Bretagna, il Molisagno, ne vedremo di tutti i colori. Sentire da Lucio... Figuriamoci il Veneto. Vogliamo, se il Veneto c'è gente che ti dice la Repubblica di Venezia ha avuto 1000 anni, l'Italia ne ha solo 150. È questo lo scenario che si prospetta, Lucio Caracciolo? Beh, io non credo che ci sia un effetto domino automatico. Certamente bisogna distinguere tra Lombardia e Veneto se vogliamo parlare di Italia. Credo che effettivamente in Veneto ci sia un sentimento venetista molto forte che ha una sua anche organizzazione abbastanza strutturata dal punto di vista politico, quindi quello è un quadrante da tenere d'occhio. Poi non dimentichiamo che la Spagna non è un'isola, la Spagna è un paese fondamentale nell'ambito dell'Unione Europea. Ricordo anche che è un paese che è membro dell'Alleanza Atlantica e non si è mai visto un paese dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica che si spacca. Per di più, se si spacca, temo che questo non avverrà in modi del tutto pacifici. Forse spero, anzi sono abbastanza sicuro, che non ci sarà una Jugoslavia, ma che possa andare tutto sereno e tranquillo attraverso un negoziato che porta alla separazione consensuale, questo francamente mi pare improbabile. Cioè... Fassino, telegrafico, siccome il vostro sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che è il probabile candidato alla presidenza della regione Lombardia, fa campagna elettorale per il sì in Lombardia insieme a Maroni, all'attuale governatore, questo va bene? Ma sa, il referendum in Lombardia e in Veneto è un referendum molto semplice. Il quesito è come: volete bene alla mamma? Tutti vogliono bene alla mamma, perché il quesito è: volete più autonomia? E chi è che non vuole più autonomia? Quindi insomma non è compromettente. Volete che andiamo a Roma, francamente mi pare un po' una domanda troppo scontata, e quindi i sindaci del PD dicono certo, anche noi vogliamo più autonomia. Chiaro. Luca Telese, siamo in chiusura, hai fatto un accenno al tuo nuovo libro che si chiama Cuori contro, edito da Sperling e Kupfer. Quali sono i cuori contro? I cuori contro sono le memorie non conciliate degli anni di piombo, sono rossi, neri, vittime normali, per caso, servitori dello Stato. C'è un grande buco nero nella nostra storia ed è un lutto che non è stato sistematizzato. Quindi questo libro è il tentativo di capire che cosa possiamo imparare. Che noi siamo l'unico paese che ha sconfitto il terrorismo. E siamo l'unico paese che ha conosciuto tutti i tipi di terrorismo, da quello indipendentista a quello politico, a quello ideologico, a quello di Stato e addirittura a quello internazionale. Quindi abbiamo qualcosa da dire al mondo. Bene, grazie. Grazie Luca Telese, ricordo il tuo nuovo libro Cuori contro, edito da Sperling e Kupfer. Grazie Piero Fassino, il suo nuovo libro si intitola PD Davvero, edito dalla Nave di Teseo ed esce in occasione anche dei 10 anni del Partito Democratico. Grazie Lucio Caracciolo, l'ultimo numero di Limes è... Uscirà giovedì, dedicato alla Corea e alla crisi che questo provoca nei rapporti fra Cina, Stati Uniti e Giappone. Grazie spettatrici e spettatori, vi lascio ai programmi della rete e noi come sempre ci vediamo domani alle 8:30. Arrivederci.